Buongiorno amici di Vivi Mazara, ci troviamo nell'ufficio dell'assessore ai lavori pubblici della città di Mazara del Vallo, Vito Torrente. Assessore, buongiorno. Ciao. Oggi facciamo questo nostro incontro per dare un po' il punto della situazione a Mazara in merito all'assessorato che lei dirige da 8 mesi. Lei, uomo di esperienza, politica, alla provincia, al comune di Mazara, in passato con precedenti amministrazioni dove lei era stato nominato assessore, ha realizzato tanto per la città. Adesso è in un momento clou del suo incarico assessoriale e vediamo che è molto concentrato e attivo nel cercare di risolvere i problemi cittadini, che poi in realtà sono tanti. Mazara è una grande città di oltre 55.000 abitanti d'inverno, perché d'estate Ce n'è superiamo i molto di più. Sì, 100.000, eccetera. Allora, lo stato dell'arte generico del suo assessorato qual è? Perché potremmo parlare dell'attuale situazione del Ponte Arena, l'abbandono dei lavori da parte della ditta, lavori che sono in sospeso e che dovranno presto sicuramente essere ripresi, non da questa ditta, da un'altra. Allora, facciamo un attimo qualche chiarimento sull'attuale situazione del Ponte Arena e poi magari parliamo della pulizia in corso nelle spiagge di Mazara del Vallo e la situazione anche viaria, delle strade, anche molte rifacimento. buongiorno a te che sei venuto a trovarmi qui in assessorato, cercare un po' di capire qual è lo stato delle cose. Diciamo che è da 8 mesi che mi impegno a cercare di migliorare le condizioni della città. In modo particolare sul ponte, è pure 8 mesi che ci siamo, diciamo, ci siamo visti con l'impresa, ci siamo visti con il direttore dei lavori, ci siamo visti con il presidente Cerami per cercare di dare o accelerare i tempi di realizzazione di questo benedetto ponte, che alla fine era quello che io non mi aspettavo, perché ormai mancava una settimana al completamento della parte alta del ponte per poi loro lavorare sotto il ponte. Però siccome loro non hanno rispettato, secondo me, nessuna data. Abbiamo fatto una conferenza di servizio direttamente alle infrastrutture con l'assessore di riferimento, dove è stato preso un impegno ben preciso con il direttore dei lavori, con Cerami, che i lavori si dovevano completare entro il 24 maggio, ma il completamento finale del 24 maggio, però poi sono slittati per un problema temporale che io, da vecchio imprenditore, dico, quando una persona o un'impresa si rende conto della situazione di una città che pende dalle loro labbra, perché noi avevamo un disservizio totale per Bocca Arena, si lavora notte e giorno per poter eliminare quel disservizio, ma questo non è stato fatto. O, per meglio dire, secondo me, le cose, l'approccio del lavoro è stato fatto in un modo molto leggero da parte mia, perché ora loro sono andati via per varie minacce. Io dico che ci sono gli organi competenti per poter poi risolvere questi problemi, se ci sono le minacce e se non ci sono. Ma io non penso che se io apro un cantiere in qualsiasi posto d'Italia, in qualsiasi posto della città di Mazara, e per una minaccia io me ne vado e lascio tutto, ci penseranno gli altri a finirlo. Io, la mia preoccupazione oggi è quella: chi verrà a completare questo ponte? Però l'importante, credo che ormai ne abbiamo parlato con il sindaco, ne abbiamo parlato col presidente Cerami, che l'importante è che il ponte non sarà più chiuso. Troveranno altri modi, altre tecniche per poter completare questo ponte, perché ancora ce n'è di lavori. C'è questa parte alta del ponte che va completata, poi c'è la parte bassa del ponte che mi preoccupa anche perché lì c'è una condotta idrica sotto il ponte, che loro devono fare degli agganci importanti al ponte per poter sostenere questa condotta idrica, perché la mia preoccupazione oggi diventa questa condotta idrica. Ormai il ponte è stato aperto, che noi in questi 8 mesi ci siamo assunti onere e responsabilità che non ci appartenevano, ma le responsabilità ce le siamo presi per l'amore di completare al più presto possibile questo ponte.
Diciamo che abbiamo completato, anche se ci sono tanti lavori che devono essere fatti, ma oggi noi e come amministrazione, sindaco e tutta la giunta è attenta, perché vogliamo capire e sapere come verranno completati, perché i lavori si devono completare, come verranno completati. L'importante però è un punto fermo, che il ponte non sarà più chiuso. Questa è un'informazione importante anche in vista della stagione estiva in corso, ma soprattutto anche poi per quella autunnale, quando riapriranno le scuole. È chiaro che se questo ponte poi magari rischia di essere totalmente chiuso, i problemi per gli abitanti del quartiere Boccarena sicuramente saranno sempre abnormi e saranno sempre diciamo anche costosi. È chiaro che allo stato attuale qualsiasi cosa accade a questo ponte Arena, noi speriamo che tutto file sempre liscio, ma la responsabilità attuale ovviamente ricade sempre al Libero Consorzio di Trapani. Sì, però sappiamo bene che la responsabilità, poi, per un dato di fatto, la responsabilità viene viene sempre accreditata all'amministrazione comunale e al sindaco. Infatti diciamo che come se noi siamo dei capi espiatori. Ciao assessore, siamo i capi espiatori di quello che sta succedendo sul ponte. Però esatto, io una cosa che devo fare è scusarmi come amministrazione nei confronti dei cittadini di Boccarena, per io dico per la grande sensibilità che loro hanno avuto, perché magari c'è stato si è pubblicizzato un po' male il cittadino di Boccarena, il cittadino di Boccarena e il cittadino mazzarese, che sono stati anzi troppo calmi in questa situazione nei confronti di tutti gli operatori di questo ponte, di tutti. E poi se additiamo a qualcuno che si è comportato, secondo me, incivilmente, ma qualcuno ma di che, tutta l'erba che, poteva, può fare un che poteva essere di Boccarena, poteva esatto. essere un cittadino qualunque, che non sicuramente residente a Boccarena, perché io che ho parlato con tutti i comitati di Boccarena, diciamo che loro con serenità ormai aspettavano questi 10 giorni per completare il ponte. Purtroppo non è finita così, ma però troveremo le soluzioni insieme alla provincia per poter completare il ponte senza chiudere questo ponte. Io mi scuso con i cittadini di Boccarena e mi devo complimentare per la serenità che hanno avuto in questi 2 anni, perché ce ne vuole pazienza a fare 8 chilometri andate, 8 chilometri al ritorno ogni giorno per poter andare direttamente nelle proprie abitazioni. Perciò noi come amministrazione ci scusiamo nei confronti per i disagi creati nei confronti dei cittadini di Boccarena. In questo caso si dovrebbe scusare, assessore, mi scusi, il Libero Consorzio provinciale di Trapani, che con la ditta appaltatrice ha portato avanti tutto l'iter burocratico che poi ha avuto uno slittamento continuo anche per la mancanza di rispetto dei tempi. Ma a parte questo, speriamo che il ponte non si chiuda più. Voi come amministrazione comunale avete detto che il ponte, qualsiasi tipologia di lavoro che vi si andrà a fare, insomma, non chiuderà, almeno questa è la forzatura che farà l'amministrazione comunale. Le spiagge in città, già ad aprile c'è stato un segnale, allora facciamo un'intervista in spiaggia, di un inizio di lavori di pulizia straordinaria che sono attualmente in corso con la posidonia che state togliendo, la state trasportando ai punti più adatti al tipo di rifiuto speciale, eccetera. A che punto è la pulizia della spiaggia, poi la disinfestazione e poi parliamo di manti stradali che si stanno facendo? Ma veramente il fatto che poco fa mi scusavo nei confronti dei cittadini di Boccarena, ora invece mi voglio scusare con tutta la città, perché forse è nella mia indole quello di essere stato un imprenditore nella vita, perciò per me apro sempre cantieri. Allora, la città di Mazara del Vallo in questo momento è un cantiere aperto, ma non è un cantiere aperto perché per volontà di Vito Torrente o per l'assessore Torrente o per questa amministrazione, è volontà per quello che noi abbiamo ereditato come territorio.
territorio va ereditato e man mano che si succedono le varie amministrazioni, ognuno fa il suo. Noi dobbiamo fare il nostro per poi dare in consegna ad altri o a noi stessi per dire il futuro della città. Chi c'ha quello che abbiamo ereditato purtroppo è la realtà di oggi della città di Mazara del Vallo, che purtroppo è un disservizio totale. Parliamo di rete idrica, parliamo di fognature, parliamo di illuminazione, parliamo di strade. In questo momento siamo molto impegnati nella zona Trasmazzaro, dove stiamo cercando di asfaltare di nuovo Fata Morgana, via Bessarione nel completamento, la via San Pietro la stiamo sistemando. Diciamo, ci sono tante strade in questo momento che stiamo sistemando. E abbiamo preso un impegno per la realizzazione dei lavori di via Fata Morgana, che devo dire che abbiamo bloccato un po' i lavori 15 giorni fa, c'è stato il maltempo, perché il maltempo in questo non ci ha molto aiutato, però ora ci sono delle belle giornate. Entro giovedì via Fata Morgana sarà completata, entro fine settimana la pulizia della spiaggia già è in buone condizioni, perché poi ci sarà il mantenimento della pulizia, e faccio un appello a tutti i lidi di collaborare con questa amministrazione, che c'è tutta la massima collaborazione dell'amministrazione nei confronti dei gestori dei lidi. Perciò cerchiamo insieme di mantenere questa spiaggia pulita per questi 3 mesi di stagione estiva, che sicuramente mi porterà a lustro alla città di Mazara del Vallo nei confronti dei turisti, perché penso che quest'anno sarà un anno importante per si avvicina l'estate e sicuramente ci sarà tanti turisti che verranno nella città di Mazara del Vallo. Perciò facciamo trovare la nostra città ben pulita, e per mantenerla pulita non serve solo l'amministrazione, ma serve la collaborazione di tutti i cittadini. E con questo invito di collaborazione nei confronti dei cittadini, mi scuso pure se ancora una volta con la città di Mazara del Vallo, con i cittadini mazzaresi, perché comprendono che in questo momento di grandi disagi tra fognature, illuminazione, strade che si stanno completando e altre strade che sicuramente stiamo programmando, e con tanti finanziamenti che in questo momento ci sono in campo, saremo tutta l'estate a parlare delle varie opere che vogliamo mettere in campo, iniziando dalle scuole e finendo per dire anche al denigrificatore, che inizieranno a breve i lavori del denigrificatore, inizieranno le scuole, asili, palestre, tanti lavori che saranno messi in campo in quest'anno importante nella città di Mazara del Vallo, con tutti questi finanziamenti che ci sono in corso. Diciamo, è importante anche perché l'occasione dei finanziamenti che stanno arrivando proprio in questo anno, nel 2023, per cui questo aiuterà molto alle casse comunali ad incrementare più ossigeno, come si suol dire, e a elargire somme laddove ce n'è di bisogno. E Mazara, sappiamo che di bisogno in città ce n'è tantissimo a livello strutturale, perché è chiaro che anche la città invecchia come tutte le città, per cui abbiamo strade che a sorpresa a volte sprofondano, assessore, e bisogna intervenire perché il sottosuolo ormai, diciamo, che è quasi andato via. Io l'unica preoccupazione che ho oggi è per quello che abbiamo ereditato. Io ho fatto l'amministratore 15-16 anni fa, e l'ho fatto per ben 4 anni, sempre in questo settore dei lavori pubblici, ma devo dire che dopo 15 anni mi ritrovo la città uguale e peggiorata per certi grossi interventi che dovevano essere fatti nella città. Non a caso a ottobre abbiamo avuto un grossissimo disagio dopo quell'alluvione, perché c'erano tutte le pompe di sollevamento che erano tutte spente, non funzionavano nessuna, e il funzionamento di quelle pompe porta a un anno di lavoro, non porta a un mese o 15 giorni di lavoro. Ora le pompe sono tutte funzionanti, le nostre fognature per certi versi incominciano a funzionare tutte. Dice, ma se ci sarà un disagio, tutto è legato al tipo di acqua che arriva nella città di Mazara del Vallo, è un problema di percentuale, secondo la percentuale di acqua che arriva, noi la possiamo recepire o meno, ma noi siamo qui attenti. E infatti quello che io voglio mandare come messaggio alla città, che è importante avere persone qualificate che amministrano una città e conoscono il territorio nel miglior modo possibile. Io sono uno di quelli che il territorio lo conosco, ci ho lavorato e so perfettamente
tutto quello che deve essere fatto, ma tutto quello che deve essere fatto non può essere fatto nell'arco di un mese o nell'arco di un anno. C'è bisogno di non una legislatura, ma c'è bisogno di due legislature per poter programmare tutto il lavoro che deve essere fatto in una città come Mazara del Vallo. Io amo la mia città, io amo i cittadini e molti dei cittadini, con il consenso che loro mi hanno dato, amano anche me. E oggi voglio spezzare una lancia nei confronti di questa amministrazione o di questo sindaco, che devo dire che io sono meravigliato di come lui in questo momento sta operando nella città di Mazara del Vallo, come si sta impegnando a livello romano, a livello palermitano e a livello europeo per portare i giusti finanziamenti che ha bisogno la città. In questo momento sta puntando molto nella riqualificazione del nostro fiume Mazaro. Sono iniziati i lavori ieri finalmente iniziano i lavori di escavazione del porto di Mazara del Vallo. Dopo parliamo noi di 5 anni, 6 anni, non so più quanto tempo è che i lavori dovevano iniziare, oggi iniziano. Grazie a questa amministrazione, grazie a questo sindaco, da ieri le pale meccaniche, gli scavatori sono al Porto Nuovo, che già stanno ripulendo quell'area per mettere le cisterne per poter poi scaricare i fanghi del nostro fiume Mazaro. Perciò questa, diciamo, che è una delle belle notizie che noi diamo ai cittadini mazzaresi e alla città di Mazara del Vallo, ma ci sono tante altre notizie importanti e belle che nasceranno nel prossimo futuro, domani, fra un mese, fra 15 giorni. Siamo per adesso in corso di tante gare d'appalto per la riqualificazione del nostro fiume Mazaro, e parliamo delle banchine del fiume Mazaro. In questo momento si sta mettendo tanta carne al fuoco nello stesso momento. Diciamo, stiamo concentrando tutto quest'anno per i finanziamenti che arrivano, e tanta mole di lavoro, e mi devo complimentare con il terzo settore, con il direttore. Ora c'è il nuovo dirigente, il nostro nuovo dirigente si chiama Bua, che è l'ingegnere Bua, che già lavorava con noi come vice dirigente, è andato via, e io in questo momento voglio salutare e fare un buon lavoro a Maurizio Falzone. Abbiamo collaborato insieme 8 mesi con Falzone, oggi abbiamo Bua, e diamo pure un buon lavoro a Bua per domani mattina, e ne ha lavoro da fare in questo bellissimo settore. Ecco, per chiudere, la villa comunale quando sarà riaperta al pubblico? Vedi, questo è un lavoro che questa amministrazione ha messo in campo, ha ideato, ha progettato e si sta realizzando. Penso che entro un mese sarà completata la villa comunale e faremo l'inaugurazione anche della villa, ma ci sono tante altre cose che dobbiamo inaugurare nella nostra città in questo periodo. Noi ringraziamo l'assessore ai lavori pubblici Vito Torrente per averci concesso questa intervista. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie a voi per essere venuti a trovarmi.